Nuova puntata della TV della Memoria, un appuntamento dedicato alla Fortezza Medicea, dedicato quindi al passato di Siena, ma se vogliamo anche al futuro per l'utilizzo che potrà avere questo splendido luogo. È un contenitore che è pieno di storia, un contenitore che ha protetto la città, qualcosa che è rimasto nelle vicende più drammatiche, ma anche più belle di Siena del medievale e Siena battagliera e combattiva. I nostri ospiti ci racconteranno ovviamente il passato, ma ci racconteranno anche il possibile utilizzo di questo scrigno meraviglioso, a uno sguardo dalla città e quindi un luogo, se vogliamo, tutto da scoprire e tutto soprattutto da riscoprire. Ecco, sì, questo, tutto da riscoprire, perché un po' di storia la mastichiamo tutti, però ci sono alcune cose, alcune curiosità che i nostri tecnici, e li ringraziamo, hanno scoperto che meritano la vostra attenzione. Ed è quindi una puntata, se vogliamo, che può riassumerle tutte le altre che abbiamo fatto nel passato, perché anche noi abbiamo un piccolo passato per quanto riguarda la TV della memoria. Sì, sono una quarantina di puntate, è stato uno sforzo notevole. Dobbiamo ringraziare tutti, Certamente. Massimo, coloro che hanno collaborato. Parlo dei tecnici in primis, parlo della proprietà che ci ha dato questa possibilità e parlo delle tante persone, una sessantina di persone che hanno collaborato con noi per far uscire questo prodotto che è piaciuto. Sono più di 40 puntate e raccolgono non solo testimonianze, ma anche filmati, particolari, quindi un angolo di storia visto attraverso, la nostra concezione di questo programma e anche attraverso il nostro stile, se vogliamo, che abbiamo voluto portare in questa trasmissione. Ringraziamo chi ci ha seguito e chi ci seguirà, perché probabilmente queste puntate andranno anche in replica. Certamente sarà qualcosa che i senesi vorranno vedere e soprattutto rivedere, perché ai senesi piace rivedere le cose. Buona serata. Ci troviamo in un luogo simbolico della lotta per la libertà senese. Questi sono i resti, il resto di un bastione della fortezza fatta costruire dagli spagnoli a metà 500 e in parte distrutta dai senesi nel 1552, quando furono cacciate appunto le truppe spagnole dalla città. La costruzione di questa fortezza fu presa molto male dai senesi. Sembrò l'atto finale della sottomissione spagnola della città. Era una fortezza, forse la più grande fortezza costruita in una città italiana nel 500, che sarebbe dovuta servire per le operazioni militari spagnole nell'Italia centrale. Questo luogo, cioè il Terzo di Camollia, era uno dei luoghi più vulnerabili della città, tant'è che già negli anni 30 fu oggetto di importanti lavori di fortificazione ad opera di Baldassarre Peruzzi. Baldassarre Peruzzi costruì un bastione ritenuto fortissimo nei pressi della chiesa di Santo Stefano alla Lizza, un bastione che fu appunto distrutto nel momento in cui si costruì questa fortezza. Vi dicevo che era una fortezza enorme, tant'è vero che occupava tutto l'attuale sito della Lizza e tutto l'attuale sito della Fortezza Medicea. Era di forma arcuata e aveva appunto l'ingresso all'interno della città. Questo dimostra appunto che era una fortezza difensiva e non offensiva. Questa fortezza fu costruita da Giovan Battista Pelori, un architetto allievo di Baldassarre Peruzzi. L'arte senese, l'architettura senese è stata fondamentale per
per lo sviluppo dell'architettura militare in Italia. Il più grande architetto militare del 400 era stato Francesco Di Giorgio Martini. Da lui era partito appunto Baldassarre Peruzzi, ritenuto importantissimo come architetto militare, non solo come architetto civile, e addirittura il costruttore della fortezza Medicea, e cioè Baldassarre Lanci, era un urbinate, allievo a Urbino di Genga, che a sua volta era stato allievo di Francesco Di Giorgio Martini. Quindi un percorso che quasi si conclude, un cerchio che ci riporta sempre alle sperimentazioni architettoniche militari senesi. Questa fortezza appunto è una fortezza molto importante, fu riscoperta nel momento in cui negli anni 60 si distrusse il teatro della Lizza, un edificio costruito nel secondo Ottocento da Augusto Corbi, per costruirvi il Palazzo di Giustizia. In quell'occasione si trovò non solo i resti della fortezza degli spagnoli, ma anche i resti di una fonte a due archi medievali che era stata interrata nel Cinquecento proprio per permettere la costruzione di questi bastioni. Ci troviamo a ridosso della fortezza appunto fatta costruire da Cosimo de' Medici, terminata nel 1561, da Baldassarre Lanci, che era appunto l'architetto granducale, il quale ristrutturò anche tutte le fortificazioni più importanti dello Stato di Siena. A lui si deve la ristrutturazione della fortezza dei Radicofoni al confine con lo Stato Pontificio, a lui si deve la costruzione delle mura di Grosseto, che era la piazzaforte più importante del vecchio Stato senese sull'Aurelia. Baldassarre Lanci appunto costruì questa fortezza sulle fondamenta della fortezza degli spagnoli, riprese alcune soluzioni, come ad esempio appunto la punta acuminata dei bastioni, e poi riprese questa soluzione di fare dei bastioni con delle grandi orecchie dove porre i fuochi del tiro di fiancheggiamento. Se veniva appunto assalita la fortezza, gli assalitori venivano colpiti dai due lati. Cosimo de' Medici aveva fretta di costruire questa fortezza in una città appena conquistata. Si narra addirittura che per costruirla con più rapidità, per portare i mattoni con grande rapidità, fu creato un cordone di persone che si portavano i mattoni appunto da Costa Fabbri fino a qua. È un edificio anche di notevole interesse architettonico che, cessata la funzione militare, fu trasformato in passeggio pubblico dal granduca lorenese Pietro Leopoldo. E infatti sono state abbattute in alto tutti gli elementi, gli alveoli e le feritoie che servivano per contenere i cannoni e gli archibugi. Fu creato il passeggio di fortezza, ma non furono distrutte le casermette, quindi diciamo così, la funzione militare di questo edificio fu mantenuta fino a che non si costruì la nuova caserma in Piazza d'Armi in periodo fascista. Con la costruzione della nuova caserma cessa completamente la funzione militare di questo edificio e, ahimè,
vengano distrutte anche le due casermette laterali. Si ristruttura la fortezza con un progetto molto retorico di Virgilio Marchi, ricostruì delle scalinate di gusto appunto neo-seicentesco, quasi ottocentesco. Adesso si vuole appunto mettere una tensostruttura al centro della fortezza che poi negli anni è diventata non solo un passeggio, un luogo di svago, è diventata anche il luogo ideale per fare delle manifestazioni di grande importanza. Basti citare che appunto la famosa mostra dei vini, che adesso è diventata il Vinitaly e che si fa a Verona, è nata qua, e i vari stand stavolta sì erano stati disegnati con gusto futurista. Ne abbiamo ancora delle testimonianze fotografiche. Sarebbe veramente auspicabile che invece della tensostruttura si ricostruissero queste casermette che potrebbero ospitare al loro interno queste attività. Visto siamo nella palazzina all'ingresso di Fortezza, vorrei fare un accenno su questa palazzina che nasce in maniera abbastanza particolare. Questa palazzina viene richiesta da Chigi Zondadari, che era il presidente del Consorzio Agario, per fare la prima, che poi credo sia rimasta l'unica, mostra dei prodotti macchinari dell'agricoltura all'interno della Fortezza. La chiede al Comune di Siena, il Comune di Siena trasferisce la domanda all'amministrazione militare, che chiedono, sì, dice, può essere realizzata però nell'arco di pochissimo tempo, hanno un tempo brevissimo. Siamo nel 1886, in realtà l'architetto Augusto Corbi incaricato nel 1887 la completa e la consegna. Rispetto ad allora ci sono due archi aperti qui davanti che danno accesso dentro la fortezza, che fanno parte del progetto dell'architetto Virgilio De Marchi, e siamo nel 1936. Nel 1936, conquistato l'impero, si realizza il piazzale dell'impero, e il progetto che viene fatto è veramente un progetto in riduzione rispetto a quello che aveva ideato l'architetto livornese Virgilio Marchi, scenografo e architetto famosissimo. L'anno scorso 120 anni dalla nascita, stati festeggiati. Fa un progetto incredibile che poi troveremo riferimenti successivamente, cioè realizza all'interno delle idee per fare un grande padiglione, per fare mostre di vario tipo, eventi di vario tipo, quindi già pensa alla fortezza come luogo per organizzare eventi, anche raduni parla, prevede dei portici intorno, eccetera. Comunque, il progetto poi alla fine è quello che si vede ora, le scalinate laterali, i muri di contenimento degli spalti, e giù in fondo l'anfiteatro, utilizzato fino a qualche decennio fa sotto a baluardi c'erano ancora i legni del teatro quando veniva montato. Da Virgilio De Marchi, dal 1936, dico quindi la guerra, i lavori che vengono fatti
per il rifugio antiaereo. Esisteva già un abbozzo sotto di galleria, ma viene allungato, uniti i due baluardi di San Domenico e della Madonna. Progetta anche una risalita per arrivare sotto l'anfiteatro, una fatta a rampa, una scalinata, quindi De Marchi, interessantissimo veramente. Nel dopoguerra l'evento fondamentale, io direi, diventa nel 66. Dunque Siena ha per la prima volta un gruppo di amministratori molto giovani, assessori giovani, Augusto Mazzini, assessore all'urbanistica, all'architetto, che prende spunto dal fatto che c'è una mostra, una importantissima mostra a Firenze, a Palazzo Strozzi, su Alvar Aalto. Decide di mandare una lettera a Alvar Aalto. Alvar Aalto viene a Siena, era l'architetto di punta, era un architetto che con progetti era riuscito a valorizzare i tessuti storici di piccoli centri della Finlandia, era l'architetto adatto per dare significato a questa struttura che ormai era inglobata all'interno della città, del tessuto urbano. Alvar Aalto viene, gli preparano due plastici, uno in scala al 4000 del territorio, quindi già dandogli un indirizzo su quelle dove essere, quindi importante anche il ruolo proprio degli amministratori in quel caso lì, della giunta Fabbrini. E poi un plastico più piccolo per lavorare all'interno della fortezza. Vede i plastici, già racconta Augusto Mazzini che già come si muoveva sopra plastici, come quelle poche foto, insomma, si vede lui davanti al plastico, eccetera, capisce subito qual è la linea da seguire, cioè unire il centro storico visivamente, proprio funzionalmente con la fortezza, creare questo polo della fortezza deve essere in perfetto rapporto, dico, con l'interno con il centro storico. Oltretutto si guardavano, c'è una sezione bellissima, molto semplice, dove si vede il Duomo da una parte e dall'altra questa struttura che poi... quindi siamo nel gennaio del 66, Alvar Aalto viene con la moglie Elissa, dopodiché gli saranno inviati, anche lì è bella la storia, gli vengono inviati i plastici in Finlandia. Nel giugno lui torna con i progetti, dice Augusto Mazzini, disegnati a lapis e colorati in arancioni e mattoni, dove tira fuori, dove evidenzia il suo progetto, la sua idea, già aveva manifestato probabilmente nel primo incontro, questo grandissimo centro culturale in parte aperto, che usciva fuori leggermente dalla struttura della fortezza, la fortezza diventava quasi un piedistallo con questa struttura inglobata al suo interno degli spalti. Il discorso non va avanti, i problemi sono di tipo politico perché i socialisti che appoggiavano la giunta escono perché si stava formando il centro-sinistra, quindi a livello italiano, a livello nazionale, quindi non va avanti un progetto che devo dire fondamentale veramente sarebbe stato per la città. Nel 1976 appare a Siena, viene chiamata a Siena, allora assessore era Fabrizio Mezzedimi, viene chiamato a Siena Giancarlo De Carlo. Io penso sono i 20 anni in cui l'urbanistica a Siena, l'urbanistica della città arriva a valori sicuramente più alti, a livello italiano veramente. Il lavoro fatto da De Carlo era su San Miniato, in realtà il piano partioreggiato prende una strada diversa proprio per la lettura che fa del territorio Giancarlo De Carlo. È un momento veramente culminante della nostra urbanistica. Decide che la città, cioè non esiste parte di città più importanti o meno importanti, cioè il tessuto storico ha lo stesso valore di San Miniato, che al momento era una zona rurale, lo stesso valore della zona della Lizza e di Piazza Matteotti, che quasi erano una piccola periferia quasi esterna, come dice lui, della città. Per lui, dico, diventano un unico tema, lo affronta tutto insieme e propone al comune anche di inglobare all'interno di questo tema qui il tema della fortezza. È centratissimo il tutto, per cui Giancarlo De Carlo avanza proposte innovative, direi assolutamente innovative. Se pensate che per collegare due zone così lontane, così diverse, per la prima volta
parla di una linea pubblica in sede propria che dalla zona di espansione nord della città, da San Miniato, il Petriccio, Torre Fiorentina si diceva allora, insomma, Acquacalda eccetera, arrivasse qui nella zona di Fortezza, passasse sotto e quindi rendesse, creasse questa comunicazione immediata, veloce della città con le nuove zone. Per non parlare poi dell'idea di San Miniato, un'idea assolutamente innovativa per il tempo. Comunque, nella Fortezza De Carlo propone spazi di tipo espositivo per il congresso, per fare congressi, centro culturale di grande respiro e spazi accessori, biblioteca, una mensa per chi avrebbe lavorato qui all'interno, laboratori. C'è un'attenzione particolare alla didattica, che poi alla fine forse è il tema principale, le scuole medie superiori sono qui vicino, quindi la fortezza diventava un elemento fondamentale. Cioè, è forse la cosa che anche attualmente potrebbe essere più, forse più verosimile, ripensare, ripartire forse da quel punto. Dopodiché piano regolatore, nel frattempo parte il piano regolatore di Secchi e a questo punto completo con il piano regolatore di Secchi e il piano strutturale e il regolamento urbanistico di ora, che si accomunano in un certo senso per la maniera abbastanza elementare con cui trattano il complesso della fortezza. La fortezza si riduce a alcune norme per l'utilizzo della palazzina, alcune norme si vede insomma che volutamente viene lasciata in disparte, forse una reazione, penso a tutto quello che era stata l'opera di De Carlo, forse una reazione proprio allo stesso Giancarlo De Carlo. Lo stesso il piano strutturale e il regolamento urbanistico trattano con due articoli nella loro normativa la fortezza eccetera, quindi non ci sono aspettative di riutilizzo vero. Si disegna il parco urbano del Rastrello, dove c'è il Rastrello, Fortezza, Matteotti, Gramsci eccetera, ma in realtà si vede che non c'è, o almeno quello che penso io, la voglia, la forza, l'intenzione di dare il significato effettivamente c'ha quest'area, questa struttura che invece potrebbe essere fondamentale in una nuova lettura dell'urbanistica della città per lo sviluppo di questa città.